Le note struggenti della musica di Astor Piazzolla, del tango di Piazzolla, hanno trascinato ognuno di noi, presente al Teatro Nestor per un concerto per Marco, in un mondo surreale. Dietro la regia del maestro Maurizio Turiziani e dell'etnomusicologo Maurizio Agamennone, l'orchestra da camera di Frosinone ci ha lasciato a riflettere su quanto la forza della vita è più forte di una morte incomprensibile, come lo è stata quella di Marco Santarelli, figlio del questore morto ad Amatrice. Il pensiero ieri era a lui e a tutti quelli che hanno perso la vita per il terremoto, questo mostro imprevedibile e tanto devastante. La musica a volte dice più di quello che le parole possono, e ieri sera così è stato. La ciociaria era immersa in un dolore silente, profondo, condiviso con chi ha perso tutto, ma la voglia e la tenacia di ricominciare, come testimoniato dal vice sindaco di Amatrice Gianluca Carloni, presente all'evento. Un grazie va sicuramente all'Orchestra da Camera di Frosinone, alla Presidente Anna Rita Alviani, alla Questura di Frosinone tutta per averci regalato tanto. Noi a voi, voi con voi, sempre. Dunque noi abbiamo ritenuto che fosse opportuno per celebrare, ricordare un'occasione tristissima, esorcizzare l'esperienza della morte e della tristezza con la proposta di musiche di una bellezza assolutamente straordinaria e molto emozionanti, anche se sotto traccia nel tango c'è una nota, una cifra di tristezza molto molto intensa, che forse è lo specchio di questa percezione così tragica che è l'esperienza della morte e della distruzione che abbiamo ricordato in questa serata. Mi pare che sia andato tutto benissimo, la sala piena, pubblico molto molto attento, ben disposto, musica eseguita magnificamente, un'esperienza di bellezza davvero di grande qualità, di grande interesse e molto emozionante. Credo sia andata benissimo, insomma, almeno per quello che erano le aspettative ovviamente nostre, che erano quelle di raccogliere il più possibile fondi per donare ovviamente alle popolazioni di Amatrice, alla popolazione di Amatrice e alle popolazioni terremotate. Da questo punto di vista credo che sia stata una bella serata, insomma, abbiamo avuto il teatro pieno, quindi è andata bene. Le musiche proposte? Ovviamente sono state quelle di Piazzolla e, come ho detto precedentemente, per noi rappresentare il tango è sensualità, il tango è vita, il tango è vita, e noi abbiamo pensato di riproporre un repertorio che potesse essere legato all'eros, proprio inteso nel senso più nobile, che è quello proprio della vita, insomma, ridiamoci la vita attraverso la sensualità. L'Orchestra da Camera di Frosinone si è esibita al Teatro Nestor, come sta andando l'attività? In città devo dire con grande difficoltà, meglio paradossalmente, meglio fuori, insomma, ecco, riusciamo a fare tanti concerti fuori, fuori dalla regione. In città abbiamo un po' più di difficoltà nel cercare di far passare i nostri progetti, però insomma siamo... Con Maurizio Agamennone siamo testardi, insomma, continueremo. Eppure si sono esibiti musicisti di grosso calibro, eppure non viene apprezzato questo forse? Ma non lo so, ma probabilmente oggi siamo abituati a format televisivi e non concertistici, probabilmente è questo, cioè, non so, io non riesco a indagare e investigare sui motivi per cui non si fanno certe cose. Il mondo della musica classica è questo, facciamo una serata, riusciamo a riempire un teatro e raccogliere fondi per fare concerti, quindi evidentemente le persone al teatro ci vanno, la musica l'ascoltano, quindi non saprei dire. È stata una bellissima serata con tantissima gente, a dimostrazione della generosità del popolo di Ciociaria. È una serata per ricordare Marco, ma anche tutte le persone decedute in occasione del terremoto del 24 agosto. Le somme raccolte saranno devolute al comune di Amatrice per la ricostruzione della città, perché la volontà di tutti è proprio quella di ricostruire Amatrice come era. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che hanno contribuito, ed è stata una bellissima serata anche per merito dei musicisti dell'Orchestra da Camera di Frosinone, che sono dei veri professionisti che ci hanno emozionato con delle musiche bellissime.